Desidero solennemente portare al cuore immacolato di Maria e consacrare a lei, in modo particolare, il popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale la venerano come madre. Nella follia della guerra, dove si torna a crocifiggere Cristo. Sì, Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce delle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli. Si inizia una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. È con grande piacere che è tornato a trovarci e accogliamo con grande onore qui nel nostro studio il Cardinale Mauro Gambetti, arciprete di San Pietro, vicario del Papa per la Città del Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro e della Fondazione Fratelli Tutti. Il Papa ha anche detto che Vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie. E su che cosa sta lavorando, Cardinale, il Vaticano per cercare incessantemente, appunto, la pace e la tregua? Beh, lavora innanzitutto su un piano direi trascendente, perché il grosso impegno è quello della preghiera incessante perché si metta fine a questo conflitto, ma ai tanti conflitti che ci sono nel mondo. Quella consacrazione al cuore immacolato di Maria è il segno più esplicito di questo impegno a chiamare a raccolta tutte le forze, diciamo così, invisibili, quelle buone, perché appunto possano. Perché c'è anche questo elemento da tenere presente, una convivenza tra esseri umani. È possibile una convivenza pacifica, una convivenza in armonia soltanto se c'è un principio d'ordine trascendente anche che unifica, altrimenti se sono soltanto immanenti le nostre questioni, queste portano a quello che vediamo. In fin dei conti, molta della conflittualità è legata a competizioni, è legata a interessi personali. Molte volte diventano egoistici, per questo ci vuole un principio anche trascendente che consenta a tutti, in fin dei conti, di mettersi intorno a un tavolo e cercare anche una soluzione. L'altro livello è questo qui, appunto, del dialogo, tentativi di mettere in dialogo le posizioni, le fazioni, insomma, le varie. E nella clip abbiamo visto il Papa consacrare Russia e Ucraina al cuore di Maria. Perché si ricollega alle profezie di Fatima questa consacrazione? Si ricollega perché nelle profezie di Fatima c'era proprio tra le altre, c'era questo, direi, monito della Madonna che diceva appunto che se la Russia non fosse stata consacrata al suo cuore, non avesse così abbracciato, ecco, che direi proprio questa sua maternità, saremmo stati continuamente in una tensione che appunto è quella poi Abbiamo anche le foto, dei credo, dei conflitti pastorali di della Fatima, se guerra. magari le mandano, grazie, sì. Sì. Per cui già era stato fatto anche nel passato, la consacrazione da parte particolare dei pontefici, e questa volta, ecco, è stato forse con ancora più forza ribadito questo desiderio, questa intenzione che tutti quanti, ecco, possiamo stare sotto questo manto della Madonna. E questo si apre la Settimana Santa, e con che spirito noi cristiani la possiamo vivere anche per dare un contributo di preghiera, di attenzione alla pace?
Ma io credo che lo spirito sia quello di entrare il più possibile nei sentimenti che vengono raccontati ancora una volta, nei sentimenti di Gesù. Ieri il Papa proprio è stato mandato in onda anche un piccolo spezzone dell'omelia che ha fatto, ha richiamato la forza di quelle parole che Gesù ha pronunciato sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, che dice in fin dei conti del profondo dell'umano di Gesù, che da un lato è continuamente nell'amore del Padre, ma dall'altro non si stacca per nulla dall'uomo, dalla nostra umanità, anche quella dei nemici che lo crocifiggono. E più noi entriamo in questo dinamismo d'amore che fa fiorire il perdono, fa fiorire sentimenti di riconciliazione, più credo che diffondiamo così il bene intorno a noi e costruiamo pace, almeno con quelli che abbiamo vicino, perché non bisogna dimenticarsi che la pace si fa appunto con i grandi accordi, sicuramente anche a livello internazionale, ma parte dalla pace che noi riusciamo a vivere con noi stessi e con gli altri. Zelensky e il Papa si sono parlati. Vediamo Zelensky cosa ha detto di aver raccontato a Papa Francesco. Caro popolo italiano, oggi ho parlato con la sua santità Papa Francesco e lui ha detto parole molto importanti. Capisco che voi desiderate la pace, capisco che dovete difendervi, i militari difendono e le persone civili difendono la propria patria, ognuno la difende. E ho risposto: il nostro popolo è diventato l'esercito. Questo è un tema molto importante per i cristiani e per i cattolici, perché ovviamente un cristiano e un cattolico ha il valore della pace come valore fondativo del proprio essere credente. È vero però che lì c'è un popolo attaccato. Ecco, che cosa è consentito fare? La legittima difesa è consentita, la difesa verso un popolo, verso un esercito invasore? Ah certo, ci mancherebbe. La legittima difesa è uno dei capisaldi anche della dottrina. Dopo è difficile stabilire quali sono i limiti e quali sono i percorsi, questo soltanto chi è sul campo riesce forse a moderare, a intervenire secondo quello che davvero è utile e necessario, senza oltrepassare i limiti. La situazione lì è di una complessità che credo, almeno io non sono in grado di esprimere giudizi su quella realtà, che vede anni anche precedenti di tensioni, di conflittualità, per cui davvero molto complesso. Sicuramente la drammaticità di questa fase ci mostra, io credo, che abbiamo una responsabilità collettiva per quello che sta avvenendo, perché non è soltanto il frutto di appunto tensioni tra popoli che tra l'altro sono fratelli per la storia, insomma, per etnia, non c'è probabilmente un ucraino che non abbia un parente anche in Russia e viceversa, insomma, però questo, per cui è veramente una situazione che è al limite dell'assurdo. Ora dicevo, io credo che ci sia una responsabilità anche collettiva che anche noi dobbiamo imparare a portare, perché è corta la visione che abbiamo, io penso, la visione sulla vita, sul mondo, sulla società, cioè che tipo di società, che tipo di convivenze vogliamo promuovere, pensando all'Europa soprattutto adesso, perché siamo poi quelli veramente a stretto contatto, anzi direi che sono europei anche questi popoli, non è che c'è una... Bene, ma probabilmente non abbiamo visione e troppi forse sono gli interessi ancora di carattere economico, gli interessi nazionalistici, diciamo così, ma sono profondamente egocentrici. Siamo troppo preoccupati di quello che è il tema del
Peraltro, il star bene, ma del star bene in una maniera corta. Materialistico. È di ieri la notizia che l'arcivescovo di Kiev ha denunciato corpi torturati e uccisi anche nelle chiese. Adesso leggo che i sacerdoti russi, i sacerdoti ucraini hanno chiesto una causa contro il patriarca Kirill, che sappiamo invece fomenta, diciamo, anche con le proprie omelie, appunto la Russia, l'operazione speciale, così la chiamano i russi. E sui giornali anche oggi sia il cardinale Parolin che le lemosiniere del Papa Krajewski confermano che il viaggio del Papa è una concreta possibilità. Parolin dice: si può fare, non è proibitivo, ma a condizione che possa davvero contribuire alla fine della guerra. Che notizie abbiamo? Il Papa andrà a Kiev? Più di queste io non ne ho, quindi staremo a vedere, ma il tema è proprio quello, bisogna vedere se effettivamente questo è un contributo ai percorsi di pace. Questo è il punto. Nel frattempo la fondazione di cui lei è presidente, che ha come parole così fondanti dialogo, incontro e condivisione, che sono parole che noi sentiamo nostre, sia da credenti che da non credenti, perché dove c'è dialogo, incontro e condivisione si vive meglio, e si ispira appunto direttamente all'omonima enciclica del Papa. E vi ricordo che il 17 di aprile andrà in onda su Rai 1 una serata dove il Papa appunto sarà protagonista. Ora vediamo la clip. Dopo tutta la vita al servizio del Signore, finì come il Signore, in croce, ma non si vanta. Finisco come il mio Signore, no. Chiede per favore, mettemi in croce con la testa in giù, perché almeno si veda che non sono il Signore, sono il servo. Era il racconto della morte di San Pietro. Nella serata ci sarà anche un contributo di Roberto Benigni. In che cosa dialogo, incontro e condivisione sono fondanti per la Fondazione e anche si collegano in qualche modo a questa serata? Questa serata è sostanzialmente la narrazione, anche attraverso immagini, attraverso l'arte, di alcuni dei personaggi del Vangelo, ed è un modo per mettersi in dialogo, per incontrare in fin dei conti, per condividere con gli altri è un patrimonio che per noi è di inestimabile valore, che è l'umanità, come traspare dai Vangeli, l'umanità di Gesù compiuta, bella, piena, che giunge fino a consegnare se stesso, come sentivamo prima, poi imitato da Pietro, imitato da milioni di uomini dopo e donne dopo di lui. E ecco, e questo qui sta al fondo anche della Fratelli Tutti, perché pensiamo che sia questo il modo per effettivamente far crescere un'amicizia sociale, come dice il titolo dell'enciclica, far crescere una comprensione anche della ricchezza inestimabile che c'è dentro alle differenze che noi incontriamo. Se noi siamo in grado di condividere nel dialogo, appunto, nell'ascolto reciproco, nell'entrare in quella logica di dono reciproco che possiamo farci, ecco, quando avviene questo, ma fiorisce veramente, oltre che l'amicizia sociale, la bellezza dello stare insieme e la pace. È detto dalla bellezza di San Pietro, che penso sono i posti più belli del mondo, che lei ha, diciamo così, il cardinale di San Pietro, no? Così sì, ecco, sì. Diciamo, detto così fa un po' pressione, però sì. Questo è. E mi permetto la battuta, perché insomma abbiamo cuori affranti e quindi un sorriso ci fa sempre bene, ha ancora più importanza. Grazie davvero al cardinale Grazie Gambetti. A voi, buona Pasqua. Vi auguro buona Pasqua, sì, buona Pasqua.